Amici di Zampa, oggi è in compagnia col dottor Fabio Massimo Addari, esperto in dermatologia. Dottore, che cos'è la dermatite atopica? Buongiorno a tutti. La dermatite atopica è una delle dermatopatie più frequenti nei nostri animali. Si calcola che circa il 15% dei cani possa essere predisposta a questa patologia. Si tratta di una reazione allergica a sostanze presenti nell'ambiente, chiamate allergeni. L'insorgenza è un'insorgenza precoce, dai 6 mesi ai 3 anni di età, e colpisce diverse razze. Le razze più colpite sono il pastore tedesco, il Labrador, il Boxer, tutti i terrier, quindi West Highland White Terrier, Yorkshire Terrier. E quali sono i sintomi? Ecco, i sintomi principali, il sintomo principale è il prurito, che può iniziare stagionalmente, poi col progredire della malattia può diventare annuale. Le sedi colpite sono principalmente il muso, le estremità distali degli arti, le superfici flessorie degli arti anteriori e posteriori, le ascelle, l'addome e il perineo. Altri sintomi sono l'eritema, cioè il rossore della pelle, l'iperpigmentazione cutanea, cioè la pelle appare di un colorito nerastro, l'ispessimento cutaneo, o detta licanificazione, e poi ci può essere alopecia ed esquamazione forfuracea. Sono frequenti le complicazioni batteriche e fungine, quindi avremo quasi sempre in corso di dermatite atopica, piodermiti superficiali e dermatiti da malassezia. Altri sintomi comuni sono le otiti bilaterali e le congiuntiviti bilaterali. Qual è la diagnosi? Come si viene a scoprire? La diagnosi è una diagnosi clinica, deve essere prima di tutto fatto un diagnostico differenziale con tutte le malattie che possono portare prurito cronico, cioè le dermatiti parassitarie, quindi la rogna, nello specifico la rogna sarcoptica e la rogna demodettica in forma pustolosa, l'allergia alimentare, l'allergia da contatto, le piodermiti superficiali. Per far sì che di avere una diagnosi precoce facciamo un esame clinico dell'animale e un esame dermatologico specifico con degli esami preliminari, faremo scotch test, raschiati cutanei, citologia cutanea, citologia auricolare, test allergici per cercare di avere una diagnosi quanto più precoce possibile. Le terapie sono lunghe? Le terapie sono lunghe e diciamo così l'intento è quello di allontanare o quantomeno eliminare l'allergene, cui l'animale è appunto allergico, e per comodità vengono fatte delle sciampoterapie. La sciampoterapia ha diciamo così la funzione di eliminare meccanicamente dal pelo dell'animale l'allergene, da combattere, ridurre la proliferazione batterica, quindi in corso di piodermiti, e da nel ristabilire la barriera cutanea che sicuramente è danneggiata dall'evento allergico. La terapia è una terapia multifattoriale, quindi verranno utilizzate anche altre molecole, gli acidi grassi essenziali, cortisonici, la ciclosporina, vengono utilizzati farmaci di nuova generazione come l'Apoquel, ma questi farmaci riducono il sintomo, non curano l'allergia, quindi una volta che noi sospendiamo il farmaco è possibile che l'animale possa avere di nuovo il prurito e quindi tutto l'evento allergico. Cosa diversa invece è l'immunoterapia, cioè la formulazione di un vaccino che viene formulato in base ai risultati dei test allergici per far sì di cercare di desensibilizzare l'animale nei confronti di quell'allergene, e è una terapia lunga, di circa un anno. Purtroppo funziona soltanto nel 60-65% dei casi, quindi non è frequente la risoluzione totale della patologia. Sono state formulate delle nuove prodotti vaccinali con utilizzo sublinguale, quindi sono degli spray sublinguali, che sicuramente aumentano la compliance con il proprietario. È importantissimo infatti, siccome la malattia è una malattia cronica, ad andamento molto lento, è importante stabilire una buona relazione di fiducia con il proprietario. Perfetto, grazie dottore, arrivederci, ciao a tutti.